Credo che Euromed possa significare per il Mezzogiorno e per il nostro Paese uno dei grandi momenti sui quali si gioca la credibilità dell'agroalimentare italiano, una delle grandi bandiere che oggi caratterizzano il nostro saper fare, il nostro modo di produrre, il nostro modo di essere credibili nel mondo. E trovare questa bella manifestazione oggi al 10° anno nella sua realizzazione, così partecipata oggi e domani nei prossimi giorni da buyer di tutto il mondo, dal senso dell'intelligenza con la quale l'amico Eliseo Zanasi e la Camera di Commercio di Foggia hanno saputo lavorare in questa direzione, e mi auspico che ci saranno dei grandi frutti, dei grandi risultati da questi 4 giorni di contrattazioni, per aver ancora una volta affermata che l'intelligenza italiana, la capacità della nostra gente di rimboccarsi le maniche dei nostri operatori è ancora una volta vincente. Come ha detto il Presidente Dardanello, è un'occasione unica, ma questa volta non andremo soltanto sull'agroalimentare e sull'enogastronomia, ma ci muoveremo a 360 gradi. Infatti potrete vedere che lanciamo la borsa dei turismi, perché enogastronomia e turismo fanno scopa, assolutamente sì, questo è il nuovo assist per il futuro. E poi siamo anche convinti che questa vetrina della Capitanata, che poi diventa una vetrina per più regioni, porterà dei consensi importanti. Siamo anche proiettati a ipotizzare che a Expo 2015 avremo una cordata ben più nutrita, e quindi oggi ci dobbiamo augurare soltanto che oltre all'evento fieristico si facciano affari. Questo ci interessa.